L'utilizzo dei farmaci generici, o meglio dei farmaci equivalenti nel campo dell'ipertensione arteriosa, è sicuramente una realtà imprescindibile, che aiuta al contenimento della spesa. Occorre dire che fino a qualche anno fa c'era da parte dei medici, di chi di noi si occupava di ipertensione arteriosa, noi specialisti, ma anche dei medici di medicina generale, un certo scetticismo nei confronti dei farmaci cosiddetti equivalenti, per il fatto che questo scetticismo era nato dal fatto che non esistevano evidenze riguardo la vera bioequivalenza terapeutica di questi farmaci, né tantomeno studi su hardpoint duri come la morbilità e la mortalità. La tendenza è decisamente cambiata negli ultimi tempi, grazie al fatto che oggi ci sono evidenze scientifiche, soprattutto del real life, quindi del mondo reale e soprattutto italiane, questa è una cosa che ci inorgoglisce particolar modo, sul fatto che appunto questi bioequivalenti nel campo dell'ipertensione arteriosa oggi abbiano evidenze che ci confortano in questo senso, evidenze che innanzitutto ci consentono di capire che i pazienti hanno una buona aderenza quando utilizzano i generici rispetto ai brand e soprattutto ci sono dati anche confortanti in termini di hardpoint, di morbilità e anche di mortalità, cioè diciamo che non ci sono segnali di peggioramento, questo è un concetto onesto da dover dire, non ci sono segnali di peggioramento in questi termini nell'utilizzo dei farmaci generici. Il problema che nasce non è tanto per l'utilizzo dei bioequivalenti, quanto invece dello switch farmacologico, cioè quando i pazienti sono costretti, loro malgrado, a cambiare farmaco, e questo può capitare frequentemente, non solo ad opera del medico, ma talvolta ad opera del farmacista, sono costretti a cambiare farmaco da brand a un altro brand o da brand a generico, ma soprattutto da generico a generico. Questo crea un stato visto. Sono dati amministrativi della Regione Lombardia molto interessanti in questo prospetto. Ci sono dati che fanno capire come lo switch farmacologico induca una drammatica perdita di aderenza da parte del paziente, perdita di aderenza che è tanto maggiore quanto è maggiore la percentuale di switch e tanto precoce è il cambio del farmaco. Quindi in tal senso dobbiamo sicuramente lavorare, in quanto la fedeltà farmacologica aiuta moltissimo il paziente a mantenere l'aderenza, soprattutto quando ha molti farmaci da dover assumere nell'ambito della giornata. Ci sono naturalmente alcuni problemi da considerare su cui dovremo ancora lavorare, e cioè il fatto che c'è ancora poca informazione scientifica riguardo la nuova immissione nel mercato di farmaci bioequivalenti, e questo può creare problemi di gestione da parte del medico che si occupa di questo problema.